Venerdì, 22 novembre 2019, Santa Cecilia. Dal primo libro dei Maccabei. In quei giorni, Giuda e i suoi fratelli dissero: "Ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici. Andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo." Così si radunò tutto l'esercito e salirono al monte Sion. Si radunarono il mattino del 25 del nono mese, cioè il mese di Chesleo, nell'anno 148, e offrirono il sacrificio secondo la legge sul nuovo altare degli olocausti che avevano costruito. Nella stessa stagione e nello stesso giorno in cui l'avevano profanato i pagani, fu riconsacrato fra canti e suoni di cetre e arpe e cimbali. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra e adorarono e benedissero il cielo che era stato loro propizio. Celebrarono la dedicazione dell'altare per 8 giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode. Poi ornarono la facciata del tempio con corone d'oro e piccoli scudi. Rifecero i portoni e le celle sacre, unendole di porte. Grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancellata l'onta dei pagani. Giuda, i suoi fratelli e tutta l'assemblea di Israele, poi, stabilirono che si celebrassero in giorni della dedicazione dell'altare, nella loro ricorrenza, ogni anno, per 8 giorni. Cominciando dal 25 del mese di Chesleo, con gioia ed esultanza. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e per sempre. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Tuo è il regno, Signore. Ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza. Con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: "Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri." Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo, ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo.